Grazie per Grazie a aver voi. accolto il nostro invito. Sì, Emilia Romagna che va al voto in modo consistente, la provincia di Rimini meno delle altre province della regione, comunque in un sistema Italia, sistema paese che con questa campagna elettorale forse più che con altre ha fatto fatica ad innamorarsi delle proposte, delle idee e forse anche delle battaglie che hanno portato avanti i vari leader. Certo, no, oltre che è stata probabilmente, se ricordo a memoria, è la prima campagna elettorale fatta d'estate, di solito le elezioni non si fanno mai in questo periodo. In più, molto, molto compressa, poco tempo, si è parlato a volte poco di programmi e molto di più magari invece di andare contro l'avversario, con magari cose anche relativamente futili, poi specialmente in questo momento drammatico che stiamo vivendo e che vivremo un autunno molto difficile, per cui probabilmente i programmi andavano esplicitati meglio e magari propagandati meglio. Il dato sul il partito dell'astensione è notevole, perché adesso se i dati verranno confermati, 67-68 mi sembra il discorso dei votanti, rimane fuori un 32% di persone che non sono andate a votare. E poi tu sei stato anche in alcuni seggi, certo. Comunque in un seggio specifico, adesso non spieghiamo quale, però anche tante schede bianche. Tante, rispetto alle altre elezioni ce ne sono state tante, io ne ho fatti parecchi di seggi, perché ho girato un pochettino, e un po', qualche nulla ma molte bianche, che significa che proprio c'è stata questa, alcuni hanno manifestato il loro dissenso in qualche modo verso queste elezioni, verso questa politica, non tanto verso queste elezioni, andando sì a votare, però votando schede bianche. Ecco, esatto, magari con il desiderio comunque di dire io ci voglio essere, voglio comunque continuare a fare la mia parte, ma non so che cosa votare, quindi lascio la scheda bianca. Tra l'altro ieri mattina i primi dati, quelli di mezzogiorno dell'affluenza, facevano ben sperare, perché erano molto in linea con quelli del 2018, che sì, non era stato il risultato dei risultati, però comunque dopo 4 anni e una bella fetta sembrava che si potesse riconfermare quel risultato. Poi il pomeriggio invece e la sera sono stati veramente un calare molto, molto importante, perché appunto tanti ci segnalavano file ai seggi, cioè effettivamente era una buona notizia in prima istanza. Sicuramente sì, sembrava, la mattina, io sono stato ai seggi tutta la giornata, si è fermato nel pomeriggio, si è fermato tutto. Inizialmente c'erano tantissime, c'era gente che ci ha messo un'ora quasi per votare, perché la complessità, il tagliandino, qualcuno poi diceva voglio mettere io la scheda, non la deve mettere magari il presidente o lo scrutinatore, non ci sono un po' di incompressioni, uomo-donna, che anche quello ha portato a fare file differenziate, bisogna fare i vigili, io ho fatto il vigile effettivamente, perché dando una mano ai vari poliziotti e ai vari vigili urbani che erano presenti nel seggio, perché non era una cosa facilmente gestibile, però alla fine si è risolto, sì, tutto. Alla fine chi ha voluto votare ha votato anche. Tutti, non ce n'è stato nessuno. C'è stata qualche segnalazione arrivata anche da noi in redazione, poi chiaramente ieri non era pensabile darla, però di un seggio in modo particolare, questa è la segnalazione che arriva dal seggio Casti, quindi siamo a Rimini, dove pare che le votazioni si siano fermate bloccate per circa un'oretta, sì, perché non c'erano le schede. Non so che cosa sia potuto succedere, però questo ci è stato segnalato. Poi eventualmente cercheremo di capire meglio. Cerchiamo invece di entrarci un po' sull'andamento di questa tornata elettorale, che un po' rispecchia quello che ci si attendeva alla vigilia per quanto riguarda il centrodestra, con un traino di Fratelli d'Italia, però con alcuni risultati altalenanti all'interno della stessa coalizione, con una Fratelli d'Italia molto forte e importante, un crollo della Lega forse superiore a quello che ci si attendeva alla vigilia e una buona conferma da parte di Forza Italia, che è il partito che rappresenta. Prima di parlare degli altri, parliamo di Forza Italia. Sì, parliamo di Forza Italia. Che comunque vedo che rispetto al dato nazionale, qua nella nostra regione ha fatto un po' meno. E tra parentesi, Rimini in particolare è stata forse più alta rispetto al livello provinciale, regionale. Se vedete Parma, Modena sono sotto la soglia del 6%. Noi abbiamo fatto un miracolo, perché tocca dirlo, Forza Italia aveva il 2% alle scorse comunali, aveva il 4% alle scorse regionali, si ritrovava in un periodo di difficoltà. Io sono appena arrivato 2 mesi fa come coordinatore comunale, giustamente, voi lo sapete bene, io ero stato candidato a sindaco, avevo la mia lista
che era Rinascita Civica, avevamo fatto un buono circa un 2%, poco meno, 1,8 nelle scorse comunali, e anche sommando Forza Italia con i voti che avevo preso io l'altra volta non potremmo arrivare ai 6,30 del Senato che ho visto adesso verranno convalidati poi più avanti, però insomma abbiamo fatto un di più ed sono molto molto contento, anche perché non era una situazione facile, ma questa è anche secondo me una cosa importante, perché evidenzia intanto la voglia, cioè la necessità di avere un polo moderato all'interno di questo centrodestra. Adesso abbiamo un'attrazione estremamente a destra con la Meloni, però è anche vero che la legittimità in Europa e specialmente davanti anche ai poli industriali, al mondo in generale, la deve dare Forza Italia in una coalizione di questo genere. Diciamo anche, Mario, perché in piena campagna elettorale lo stesso Berlusconi, insomma, che si è speso molto anche per Forza Italia, ha avuto insomma anche dei distinguo rispetto ad alcune posizioni degli alleati, proprio su questo tema che dicevi. Beh, sicuramente sì. Allora, noi abbiamo una posizione atlantista, abbiamo una europeista. Tajani è stato il presidente è stato in Europa per tanto tempo, e secondo me sarà la garanzia della Meloni di poter fare le cose fatte bene e in concordia con l'Europa. Io non penso che ci sia alcuni giornali parlavano l'Italia se destra, una deriva populista come si vuole immaginare. Io penso che la Meloni possa essere anche un buon presidente del Consiglio e, tra parentesi, il primo presidente del Consiglio donna italiano. Voi pensate, no? Dalla sinistra ha sempre propagandato, no? La parità di genere e la necessità delle donne in politica, però il primo presidente sarà proprio la Meloni, che si è creata da sola, tocca dirlo. Non ha avuto padrini che l'hanno lanciata in passato. Da pochi anni fa, era al 4%. Esatto, è partita dal 4%, è arrivata al 26%, con una sua linea coerente. Ha pagato sicuramente non essere entrata all'interno dei vari governi, però è stata brava, onore al merito. Adesso la forza bisogna creare una coalizione che sia in qualche modo che non faccia paura a nessuno, perché non deve fare paura a nessuno, perché i conservatori sono al governo in una valanga, dall'Inghilterra in una valanga di stati, e non ci sono derive, non ci sono delle autoritarie. E Forza Italia è la garanzia che non avvengano mai derive, proprio per quello, perché siamo la forza. Mario, la Lega invece, sia a livello nazionale che anche a livello locale, insomma, chiaro, porta un suo candidato nominale, che è Jacopo Morrone, che entra nella compagine a questo punto di maggioranza del prossimo Parlamento. Ma lo fa col traino dei Fratelli d'Italia. Guardavo proprio i dati dell'uninominale della Camera. Magari così li guardiamo anche in grafica, esatto. Adesso ci aiuta la regia, intanto anzi ringraziamo la nostra regia. Questi sono i dati dell'uninominale, quindi ricordiamo che l'uninominale della Camera è quello che ci permette di vedere il dato della provincia di Rimini. Quindi Jacopo Morrone, che era il candidato all'uninominale, ha il 42,76%, con Fratelli d'Italia 28,83%, Lega 7,96%, Forza Italia 6,82%, Noi Moderati 0,83%. Scendiamo a vedere che invece la coalizione di centrosinistra col candidato Andrea Agnassi 35,05%, col Partito Democratico al 26,73%, l'Alleanza Verdi Sinistra al 3,50%, più Europa 2,39%, Impegno Civico 0,52%. Quindi i dati ci dicono che anche in provincia di Rimini Fratelli d'Italia è il primo partito davanti al Partito Democratico. E poi, per completare i dati, abbiamo Mariano Gennari, che era candidato all'uninominale per il Movimento 5 Stelle all'8,94%, e Alessandro Francesco Petrillo al 5,68%, poi Gianmaria Zanzini di Italexit 2,46%, Petrillo era di Azione Italia Viva. Questo insomma il dato per quanto riguarda il territorio della provincia di Rimini, quindi dato uninominale alla Camera. Anche perché, diciamolo, le scelte sono state, da una parte, agevolare un candidato di Fratelli d'Italia per il Senato, stiamo parlando chiaramente sempre, Senato ha un collegio un po' più ampio, ma stiamo parlando sempre dell'uninominale che ci riguarda, quindi Marta Farolfi. Per quello che riguarda invece la Camera, appunto, la candidatura di Jacopo Morrone, che è un uomo della Lega, insomma, sostiene appieno quelli che sono i valori della Lega, ma si era messa a disposizione dell'intera coalizione. La scelta è stata necessaria, direi, Mario, insomma, comunque Fratelli d'Italia e Lega che portavano i loro candidati all'uninominale.
Sì, diciamo così che sul Senato è stata una cosa in divenire, nel senso che inizialmente il collegio doveva essere dato a Forza Italia, ma all'UDC, all'interno del contesto dell'UDC. Successivamente è cambiato tutto, a livello nazionale si sono mischiate le carte, è arrivato Fratelli d'Italia al Senato. Noi siamo molto contenti. Volevo fare evidenziare una cosa: senza i voti di Forza Italia Morrone non sarebbe stato eletto. Se vi guardiamo bene, ancora la grafica che c'è. Guardiamo Morrone, quindi 42,76%, in questo 42,76% c'è un 6,8% di Forza Italia. Sì, la Forza Moderata in qualche modo ha fatto eleggere Morrone, perché questa era, anche perché non è riuscita, siamo a una distanza di un punto percentuale circa in questo contesto tra Lega e Forza Italia, cosa insperata. Ritorneremo a dire, partivamo da un due delle comunali. Ma c'era la domanda, no? Un po' la Lega, che cosa è successo? Parliamo a livello locale, chiaramente. C'è stata sicuramente un'osmosi verso Fratelli d'Italia. C'è stata una delusione della Lega, e io presumo che sia una delusione, perché ricordiamoci che la Lega a livello regionale aveva fatto anche un ottimo risultato, aveva portato Montevecchi come rappresentante all'interno, eravamo lì anche con il candidato tra Bonaccini. Il candidato della Lega, quindi era un periodo molto fertile per loro. In questo momento probabilmente è stata la cattiva gestione, o per non aver fatto certe cose, una cattiva, probabilmente non paga più soltanto urlare e in qualche modo fare una politica di contro, c'è bisogno di una politica di fare. Ed è questo, secondo me, la penalizzazione della Lega, è una delusione dell'elettorato, che ha portato invece, come osmosi, ha portato i voti verso Fratelli d'Italia, perché in questo momento si ritiene forse una forza più, posso dire, del fare, probabilmente più attendibile, e quindi sicuramente un dato che evidenzia una delusione dell'elettorato verso la Lega. Come dicevi prima, tra l'altro, Mario, anche una riflessione su che cosa rappresenta oggi Giorgia Meloni. Questa mattina noi, benché siamo in diretta già da un orario abbastanza presto, abbiamo chiaramente sentito anche le riflessioni, e qualcuno diceva: sicuramente gli italiani non hanno votato Giorgia Meloni per una nostalgia di fascismo, cioè perché questo non racconterebbe la storia, benché magari oggi i quotidiani nazionali delle altre nazioni europee, ma anche quelle internazionali, magari puntano su questa cosa, no? di un paese che va tanto a destra, ma forse non c'è quella nostalgia lì, forse c'è più questo, forse c'è più quello che lei rappresenta, cioè la donna del fare di fronte ad un paese che per tanti aspetti è rimasto in stallo, e quindi c'era forse bisogno di questo spinto. Comunque gli italiani le hanno dato questa fiducia, immagino, non so se condividi questa riflessione che ho sentito da altri che ti riporto. No, io la condivido pienamente. In questo momento lei ha identificato la certezza di poter dare un cambiamento e di fare qualcosa immediato, con un'idea politica necessaria. Io non credo, abbiamo discusso tanto sulla fiamma, no? Sul simbolo, la fiamma. Prima nessuno ha mai detto che all'interno di Giustizia e Libertà, che era del Partito d'Azione, stiamo parlando del dopoguerra, c'era una fiamma. Quindi era una fiamma proprio, allora qua è Giustizia e Libertà, era tutto tranne che effettivamente fascista. Non era, il tema non era e non poteva essere la fiamma di un simbolo, non poteva essere la paura di ritornare a un qualcosa, a un ventennio che non esiste più, perché le caratteristiche del fascismo avevano, almeno temporali, anche dal punto di vista geopolitico, erano solo totalmente diverse da oggi. Cioè, in Inghilterra c'è una donna conservatrice, allora qual è il problema? Hanno avuto paura di poter tornare, cosa che loro non hanno mai avuto, comunque sia, in un discorso di autoritarismo? Non è questo. La verità è che la gente ha bisogno di risposte, e le vuole possibilmente subito, perché tra un po' arriveranno le bollette, arriverà il gas, che sarà veramente un problema serissimo. Ci sono i commercianti che chiuderanno, io ho sentito ultimamente Jamil che diceva: vi faremo tanti eventi, state aperti. Ho capito, ma chi mi dà i soldi per stare aperto quando mi arriva il 3 volte tanto, 4, o come San Patrignano 10 volte tanto di elettricità o di gas? Ecco che servono delle politiche immediate di aiuto ai commercianti e in particolare a tutti i cittadini. Io immagino i pensionati. Mi fa impressione questa situazione, magari un pensionato con una pensione sociale di 500 euro che deve pagare 800 euro magari di gas
perché è arrivato Deborah Sandler. E andiamo incontro a tempi duri, abbiamo bisogno anche di scelte importanti. Molto, che molto. E io quello che è importante è che ci sia stabilità nel governo, e i numeri lo danno. Un governo stabile può fare delle riforme e può fare la sua politica. Poi, fatta bene, fatta male, la decideranno tra 5 anni gli elettori. Sappiamo purtroppo che in Italia i 5 anni non vedi, sono così scontati. La cosa importante è la stabilità. Ecco, allora, se i numeri danno una certa stabilità, le riforme si possono fare e si possono fare i programmi. Perché noi non possiamo fare il programma oggi per domani. La politica deve essere lungimirante. Le riforme vanno fatte nell'ottica di almeno 20-30 anni. Adesso non avremo una stabilità di questo genere, però almeno di 5 anni, una volta cerchiamo di arrivarci con un governo. Tra l'altro, guardando i numeri, emerge come il centrodestra 44-11% abbia pagato l'andare tutti insieme per i partiti, perché andando a sommare i voti del centrosinistra con quelli di Azione, con il Movimento 5 Stelle, si hanno dati intorno al 48-49%, ma lì c'è stata una frattura e probabilmente anche l'impostazione di una campagna elettorale fatta forse più contro che per, non meno impatto, propositiva. Non è stata vista come la scelta giusta, almeno questo ci dicono i dati di chi è andato a votare. Mario, prima di lasciarti andare a lavorare, una riflessione in casa d'altri, che è sempre un po' antipatico, che è sempre scomodo fare i conti nelle case degli altri. Hai giustamente parlato della coalizione di centrodestra, hai parlato in particolare dell'impegno di Forza Italia, però ecco, guardando i dati, diciamo che anche la situazione sul Riminese di un centrosinistra, che ricordiamo, noi siamo una provincia a forte predominanza di centrosinistra nelle amministrazioni locali. E no? Le ultime tornate elettorali lo confermano, quella su Rimini, quella su Riccione, su tutte. Eppure non è bastato. No, non è bastato, perché sappiamo bene che a livello cambiano anche la tipologia di ragionamento che fa l'elettore sia a livello locale che a livello nazionale. A livello locale si vota la persona, qui non avevi la possibilità di votare la persona, il listino era bloccato. Quindi i partiti decidevano e hanno deciso chi sarà in pratica eletto nel proporzionale, mentre nelle amministrative voti la persona, quindi le situazioni cambiano. Però sicuramente non è, ritorno a dire, le condizioni a livello nazionale, che poi si sono riversate e si riverseranno ancora come una valanga a livello locale, hanno fatto paura. Hanno fatto paura perché l'inverno sarà veramente duro, quindi c'è bisogno di qualcuno che di decisioni importanti da prendere immediatamente. Ecco perché secondo me anche una provincia e un comune come Rimini abbia votato magari a maggioranza questa volta centrodestra rispetto al centrosinistra. Poi c'è una crisi, si vede palesemente, di identità nel PD. PD da una forza, il PC era le battaglie del PC erano sui diritti sociali, si sono spostati tutti sui diritti civili, e vuol dire che ha perso praticamente tutto il popolo dei lavoratori. Guardate bene, e come c'era stata l'osmosi verso la Lega delle fabbriche, dei lavoratori, dei voti dei lavoratori verso la Lega, adesso si sono dirottati verso Fratelli d'Italia. E quindi notate come nell'arco degli anni cambiano le cose, è una cosa incredibile. È abbastanza ondivaghi in effetti, sì. Non, è difficile dire alla vigilia, non in questo caso perché invece i sondaggi ma anche tutte le riflessioni fatte nelle ultime settimane davano Giorgia Meloni comunque in grande vantaggio, però capire effettivamente fino alla fine come si andrà a votare è molto complicato, non siamo così ferri poi probabilmente anche come popolo rispetto alle ideologie iniziali, si può anche cambiare e questo forse è anche una cosa buona. L'ultima battuta, sappiamo che ci sarà tutto un gioco di residui, conteggi vari, ma i candidati di Forza Italia come stanno andando? Noi pensiamo in modo particolare a quel candidato che 5 anni fa era stato eletto proprio al collegio uninominale del Senato, quindi Antonio Barboni, che è anche poi il coordinatore del nostro Provincia. Territorio per quanto riguarda il partito, e che è stato dirottato in un collegio dell'Emilia. Sì, stiamo aspettando i dati. Allora, noi abbiamo Barboni che se la sta giocando in pratica col senatore Aimi, che è il secondo nella lista del proporzionale qui in Romagna, e dipenderà tutto dai resti.
quindi i resti vengono fatti, come dicevi, a livello regionale per quanto riguarda il Senato. Abbiamo un'ottima possibilità anche per la candidata Tassinari, che è la capolista della Camera, che se la sta giocando col capolista di Bologna. Però il problema è che è una legge molto complessa, per cui tutto dipende da decimali, e lo vedremo nelle prossime ore. Magari proprio mettere mano alla legge elettorale potrebbe essere una delle priorità del prossimo esecutivo. Prendere più semplice la lettura anche dei risultati, perché i macro temi sono abbastanza chiari. Capire chi ci rappresenterà, come dicevamo noi oggi, noi interessa capire come sarà rappresentata la Romagna, o comunque da parte di persone del nostro territorio. Nel caso di Antonio Barboni chiaramente si parla di una persona che vive sul nostro territorio, che però è stata candidata altrove. Vedremo, bisogna aspettare forse ancora qualche ora, giusto? Sicuramente bisogna aspettare qualche ora. Antonio ha fatto un lavoro veramente importante per il territorio e continuerà a farlo se rimarrà senatore. Comunque sicuramente gli verrà, io mi auguro che gli venga dato il giusto merito anche per questo successo che noi abbiamo avuto a livello locale, e che pertanto, anche se non dovesse essere eletto, magari un incarico istituzionale al governativo. Abbiamo sentito tante promesse in questo senso anche dai leader di partito, perché cosa è successo? Chiaramente, insomma, non dobbiamo insegnarlo noi, ma con la restrizione del numero dei parlamentari con la nuova legge, posto per tutti era difficile trovare, ma anche tra le candidature era impossibile trovare posto per tutti in luoghi, diciamo, appetibili, interessanti, non come elezioni, come candidature di servizio, come sono state definite in tanti casi. Però con le promesse dei leader, anche quelli che sono arrivati a Rimini, no, ma tranquilli, per i vostri rappresentanti comunque ci sarà posto nel prossimo esecutivo.